Fabio Fazio saluta Raimo e che tempo che fa? La clamorosa indiscrezione di D'Agostino. Ormai da settimane la voce di un possibile abbandono di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa è diventata sempre più imminente. Il giornalista e conduttore di Rai 1 potrebbe, infatti, far presto le valigie e lasciare la conduzione del suo amatissimo e poco seguito programma. Vediamo cosa sta accadendo a Viale Mazzini. Fabio Fazio saluta Rai 1? Tempo che fa, la trasmissione ideata e condotta da Fabio Fazio, potrebbe uscire dai palinsesti di Rai 1. A confermare la notizia è il sito di D'Asposi, sempre aggiornato sul mondo dello spettacolo. A quanto pare, il programma di Fabio non sarebbe stato confermato per il prossimo autunno, molto probabilmente per la pressione fatta da Matteo Salvini. Quest'ultimo, come già anticipato altre volte, non è mai stato d'accordo sugli stipendi del presentatore, che sarebbero un po' troppo elevati. Che Tempo Che Fa chiude definitivamente i battenti. Fabio Fazio non è mai piaciuto al premier Matteo Salvini. Il noto presentatore di Che Tempo Che Fa, dunque, potrebbe far presto le valigie. Tale indiscrezione è in circolazione da diversi mesi, ma nelle ultime ore la notizia sta diventando davvero una possibile certezza. Come anticipato da D'Agostino, Fabio Fazio non è presente con il suo programma nei prossimi palinsesti autunnali, ma ciò non significa che non potrebbe passare ad un'altra rete del servizio pubblico. Per ora bisognerà attendere i palinsesti definitivi per capire quale programma avrà intenzione la Rai di posizionare al posto di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio, ecco quando gli scadrà il contratto. Solo poche settimane fa Fabio Fazio, durante la messa in onda della sua trasmissione, ha lanciato una frecciatina direttamente ai vertici di Rai. Il noto giornalista, per zittire i vari pettegolezzi sul suo addio alla rete, affermò che sì, il suo contratto sarebbe scaduto tra ben 2 anni e che fino a quel momento non si sarebbe mosso. Cosa succederà adesso?